Parto da una considerazione, io non sono iscritto a un partito da molti, moltissimi anni. Guardo con attenzione e simpatia quanto accade a sinistra perché sono un figlio e un uomo della sinistra. Sono un rappresentante dell'associazionismo impegnato a Roma, perdonatemi se aggiungo anche non sconosciuto, e credo che attualmente a Roma la parte migliore della città non si riconosca nei partiti. Aggiungo, ho partecipato alle conferenze prima del 4 dicembre per il referendum e quando prendevo la parola invitavo i cittadini, quelli che da sempre avevano smesso di andare a votare, perché era il segnale che forse eravamo in grado di cambiare la politica. Perché questa attuale non è politica. Io ho sentito qualche discorso, non lo riprendo per polemica, che sta a mille chilometri, mille anni luce dalla cultura della politica. Ma non la voglio riprendere e affronto le questioni per quelle che sono. E la prima questione che vorrei affrontare è che non è il bilancio che determina la visione della città, è il rovescio. Quando si ha la visione della città, si è in grado di fare un bilancio. Altrimenti diventa, come già stato detto, forse meglio di me, una cozzaglia di numeri. Questo sta succedendo da qualche decennio, non da ieri mattina. E sta succedendo con queste forze politiche che ha diversa misura, a diversa responsabilità, a diverso percorso, in qualche modo ci si sono divertite tutte, la vogliamo mettere così. In sostanza, uomo di sinistra è stato ferocemente combattuto, vittima di una parte della sinistra, tra virgolette, governista, la vogliamo chiamare. E io sono uno che credo che la sinistra debba stare al governo, non faccio il ragionamento rovescio, ma per fare le cose dei cittadini, poi lo dirò cosa intendo per fare le cose dei cittadini. Allora, per poter avere una visione della città, una delle prime cose, poi su questo ci perderò un minuto sullo statuto, bisogna avere chiaramente, con precisione, il ruolo che debbono assolvere i cittadini nella loro città. Questa città non è dell'Assemblea Capitolina, è dei romani, dei cittadini. Qui abbiamo rovesciato le parti. Cioè i cittadini sono, io l'ho chiamati prigionieri prima con una battuta, sono diventati lo strumento delle malefatte, ma le malefatte le fa qualcun altro, non le fanno i cittadini. Poi ci sono pure i cittadini che fanno le malefatte e lo spazio dentro le patrie galere anche per loro ce n'è abbastanza. Allora il punto qual è? Il punto è che un ragionamento fatto per i cittadini dovrebbe prevedere che una visione della città si costruisce attraverso il rapporto con i cittadini. A fatica Fassina e i gruppi che gli stanno intorno, questo percorso lo riconosco, cercano di farlo ed è una cosa benemerita, va vista con attenzione positiva. Qualche volta mi permetto di osservare che forse l'approccio potrebbe essere, ma questo è sempre possibile, potrebbe essere migliorato. Allora, per esempio, noi società civile abbiamo già fissato 3 appuntamenti pubblici importanti, sono diciamo ormai 3 anni che stanno tentando di fare un atto illegale, non a Roma, in Italia, inventandosi norme inesistenti, facendo una speculazione spaventosa dietro la foglia di fico dello stadio, che non è della Roma, ma di un privato che c'ha i soldini nel Delaware in America e dentro una società non raggiungibile perché è sottoposta a nascondimenti dalle loro leggi e a danno non di Roma ma di tutta Italia, perché quel meccanismo che fa a meno delle leggi lo possono allargare su tutta Italia. E chi vi parla è uno di quelli che in qualche modo finora, insieme ad altri ovviamente, glielo sta impedendo. E noi faremo una bella manifestazione pubblica ancora su Tor di Valle. Io ho chiesto pubblicamente la caduta, con tanto di atto protocollato, la caduta, la decadenza della conferenza dei servizi, perché ormai è arrivata agli sgoccioli. L'altra iniziativa che vogliamo fare pubblicamente
è quella sulla mobilità dei trasporti a Roma, che è la parte più dolorosa che vive questa città. Roma, una città di 3-4 milioni di abitanti, non lo dice Bruno Ceccarelli, lo dice l'Università di Trieste, ha un sistema di mobilità pari a una città di 9 milioni di abitanti. C'è qualcosa che non funziona, ma c'è qualcosa che non funziona dentro il cervello di chi governa Roma, non nei romani che sono costretti a vivere in quella situazione. La terza vicenda, che è quella su cui ci perdo un minuto di più, è quella di approcciarsi alle vicende istituzionali. Allora partiamo da un dato. Se voi leggete gli statuti comunali, gli statuti comunali, a partire da quello romano, che tra parentesi ha cancellato perfino il difensore civico, cioè a Roma non c'è il controllo di legittimità sugli atti, fanno come gli pare, perché non c'è una possibilità di controllo. A Roma esiste uno statuto come in tutti i comuni, e quello statuto a che serve? Non è una carta costituzionale a favore dei cittadini, è uno strumento a favore di coloro che sono eletti. I cittadini dentro lo statuto non contano meno di niente. Allora bisogna cominciare a rivedere il ruolo partecipativo dentro lo statuto dei cittadini, a cominciare a vedere quello che devono fare. E secondo la mia opinione tre questioni ci stanno. Roma, grande così com'è, non può essere governata se non la decentriamo, e quindi tanti comuni. I comuni urbani devono diventare, i municipi devono diventare comuni urbani. La seconda questione, il bilancio dei comuni urbani. Sono tutte città, da Modena in su non possono non avere una lira. Tornando al controllo, il controllo è della politica, non è dell'amministrazione pubblica, quindi è il politico che deve pretendere il controllo, quindi il politico deve cominciare a studiarsi le leggi, non a farsele interpretare dagli altri. La terza questione, io credo che la vicenda di Roma Capitale, la vicenda diciamo della città capitale rispetto all'assetto territoriale che la città ha, debba essere appena appena riveduto. Rivedere questo all'interno di un sistema statutario che in qualche modo affronti le questioni dal punto di vista dei cittadini è quanto di più necessario. E termino. Io continuerò a frequentarvi perché giustamente è bello farlo, è utile farlo, è culturalmente impegnativo farlo, e cercherò nel mio piccolo di poter dare sempre qualche modestissimo contributo. Il problema qual è? È che bisogna cambiare il modello culturale della politica, bisogna rovesciarlo. La politica non è lo strumento con cui qualcuno a titolo personale si appropria dei voti dei cittadini per fare gli affari propri. È esattamente il rovescio. Come colui che è diventato rappresentante può interpretare nel rapporto giusto gli interessi generali dei cittadini e come portarli a compimento. Faccio un esempio piccolo. È il bilancio. Io lo vorrei affrontare dal punto di vista economico. La politica economica europea è totalmente sbagliata. Dovremmo cominciare a ragionare anche in termini di politica economica, perché quello che si fa in politica economica in Europa rimbalza continuamente a danno di tutti noi. Un'ultima cosa e chiudo. Se voi andate a leggere, io la curiosità ce l'ho, sono un tipo curioso, la Commissione Bilancio del Comune di Roma, quante sedute ha fatto sul bilancio del Comune di Roma, forse vi farreste una risata. Una soltanto, e neanche l'ha affrontato bene, perché mi sono pure letto il verbale. No, non è vero. Vabbè, mi prendo la responsabilità di essere smentito. Una sola riunione sul bilancio. Perché? Perché non è una riunione sul bilancio parlare di niente. Se si parla di niente e il titolo è bilancio, sì, si è fatta qualche riunione. Una sola se ne è parlata e non ha affrontato bene il problema. Allora il problema, la questione qual è? La trasparenza a favore dei cittadini. Oggi si discute di questo, chi vuol partecipare ha il diritto di farlo liberamente e eventualmente di prendere la parola. Chi vi parla, per esempio, ha innovato la conferenza di servizi, ho preteso che le associazioni stiano dentro e possano parlare, e io parlo, tra parentesi, e quindi cominciamo a rovesciare questo modello offensivo delle culture che l'italiano medio porta avanti. Siamo, dal punto di vista culturale, superiori
al 90% degli eletti che non sanno fa uno più uno. È il tempo che questa cosa si trasformi in benessere cittadino, e cioè che si permetta ai cittadini di poter dare il loro contributo. Quando non vogliono, non lo fanno per rispettare le istituzioni, ma per rispettare solo i loro privilegi.